L'amministrazione comunale di Cosenza ha conferito al professore Eugenio Guglielmelli, prorettore alla ricerca dell'Università Campus Biomedico di Roma, il titolo di ambasciatore della conoscenza per l'inestimabile valore umano e sociale della sua attività accademica e di ricerca. Abbiamo voluto proporre questo premio ambasciatore della conoscenza al professor Guglielmelli, proprio per le sue gesta. Lui è un ingegnere prestato alla medicina, un cosentino, quindi siamo onorati stasera di ospitarlo e di premiarlo per quello che fa costantemente tutti i giorni per la società. Il professore Eugenio Guglielmelli è nato a Cosenza nel 1965, dove ha vissuto fino all'età di 18 anni. Dal 2004 è anche responsabile dell'unità di ricerca di robotica biomedica e biomicrosistemi, di cui è fondatore. Sono stati proprio gli aspetti della sua attività di ricerca che il professor Guglielmelli ha messo a fuoco nel corso della Lectio Magistralis sul tema Verso la società dell'automazione, i robot per la salute, la sicurezza e la qualità della vita. La robotica sta uscendo dalle fabbriche e la medicina è uno dei primi ambiti dove, anche dal punto di vista industriale del mercato, ha conosciuto uno sviluppo molto importante. Ormai quasi ogni minuto c'è un paziente operato da un robot chirurgico, comandato dal chirurgo in una situazione che è molto diversa dal rapporto tradizionale col paziente, perché ha da una console che è a qualche metro dal tavolo operatorio, ma potrebbe essere anche a qualche chilometro, a decine di chilometri. La robotica sta adesso passando anche alle applicazioni in riabilitazione, quindi nella fase post-acuta, e presso la nostra università, il Campus Biomedico di Roma, sviluppiamo progetti sia sulla chirurgia di precisione, quindi sistemi che cooperano col chirurgo per ad esempio consentire di operare la colonna vertebrale senza rischi di danno per il midollo, ma anche riabilitazione di precisione, quindi interventi con macchine indossabili o comunque macchine trasportabili a casa del paziente, che possono permettere di aiutare il percorso di recupero dopo un ictus o comunque di interventi a supporto con malattie neurodegenerative e altri tipi di deficit cognitivi motori.